Che cosa ha rappresentato per te questo progetto? Ma ha rappresentato l'inizio di un percorso nuovo, nello stesso ambito, nel senso che io nasco come attore, dall'età di 15 anni che studio recitazione sia teatrale che cinematografica, e Indescrivibile rappresenta anche l'inizio di un viaggio dall'altra parte della telecamera. Questa passione, questo interesse per la regia che mi è venuto anche e soprattutto grazie al maestro Pupi Avati, con cui ho lavorato nel 2016 come attore nel film Il Fulgore di Doni. E veder lavorare il maestro Avati mi ha fatto interessare e appassionare alla regia, che ho cominciato a studiare da autodidatta. E quindi questo cortometraggio rappresenta il punto zero di questo viaggio anche dietro la telecamera. Perché hai scelto Marina come protagonista? Allora, ho scelto Marina come protagonista in particolare per una cosa, perché la sua interiorità è molto, molto, molto vicina e collegata all'interiorità del personaggio che avevo scritto. E quando l'ho conosciuta ho detto: cavolo, è lei, è lei. Allora ho dovuto convincerla, perché lei comunque non aveva mai avuto esperienze attoriali, e quindi è stato difficile convincerla, devo dire la verità, però sono contento di esserci riuscito, perché ha fatto un lavoro eccezionale. Devo dire la verità, come prima esperienza di recitazione pazzesca, ma non perché ha recitato con me e in un mio progetto, ma è una cosa che dico io e che dicono tanti addetti ai lavori che hanno visto il cortometraggio. Veramente fantastica. A proposito di addetti ai lavori, il cortometraggio è stato presentato a diversi festival, ha ricevuto apprezzamenti, riconoscimenti. Ti aspettavi tutto questo? Ma allora, può essere banale dire non me l'aspettavo, però ci speravo tanto. Nel senso che io quando inizio a fare un qualcosa cerco di farlo sempre pensando al risultato massimo possibile da ottenere, quindi non mi aspettavo ovviamente tutto questo risultato, perché comunque era pur sempre la mia opera prima, però ci speravo tanto. Comunque devo dirti la verità, non mi aspettavo così tanto. Speravo in qualcosa, ma non mi aspettavo così tanto. E invece oggi posso dire con grande felicità che nei festival abbiamo ottenuto 21 selezioni e 9 premi tra l'Italia, gli Stati Uniti, il Canada, la Germania, la Romania e altre nazioni, quindi è una felicità immensa, veramente. Il cortometraggio è disponibile da qualche giorno su YouTube. Se qualcuno ti dovesse chiedere perché dovrei vederlo, che cos'ha di particolare, come risponderesti? Allora, perché penso che sia un cortometraggio che ti lascia qualcosa alla fine. Nel senso che dopo aver visto il film, oddio, io sono molto di parte, nel senso che Ovviamente. è ovvio, però io penso che in modo molto oggettivo sia un prodotto cinematografico che ha questi tre pregi. Il primo è che dal punto di vista tecnico-qualitativo è fatto con grandissima attenzione. Questo non vuol dire che non ci sono errori, ma che c'è stato un lavoro dietro da parte mia e da parte di tutta la squadra, che saluto e ringrazio e abbraccio. È un lavoro molto, molto, molto attento, preciso e veramente minuzioso. E è un cortometraggio che tiene attaccati allo schermo, perché mette e pone delle situazioni che portano lo spettatore a dire: cosa succede adesso? Voglio sapere che cosa succede, voglio andare avanti. E poi perché, appunto, dopo averlo visto, è un cortometraggio che lascia qualcosa, che fa riflettere sulla vita e sulle scelte e sul fatto che veramente una nostra scelta fatta in un modo o fatta in un altro può cambiare totalmente la nostra vita. E poi c'è un finale a sorpresa, quindi bisogna vederlo anche per quello.